Palazzo Strozzi è da anni all'avanguardia con la sua attività di accessibilità, con i suoi progetti aperti a tutti i pubblici, in grado di coinvolgere anche persone che normalmente sarebbero escluse dalla nostra attività culturale, attraverso programmi quali A più voci, dedicati ai malati di Alzheimer, oppure Sfumature, dedicate alle persone con autismo, e Connessioni, dedicate alle persone con disturbi cognitivi. Palazzo Strozzi apre le proprie attività culturali a un pubblico che normalmente potrebbe non farne parte. I progetti hanno ovviamente delle differenze, perché ognuno si concentra su target specifici, proprio perché questi progetti siano il più possibile adeguati ad ascoltare quelle che sono le esigenze dei visitatori, ma hanno dei punti in comune. Per esempio, accessibilità vuol dire valorizzare il punto di vista di ognuno. Punti di vista differenti arricchiscono ognuno di noi e arricchiscono l'opera d'arte. L'opera d'arte di per sé è un linguaggio aperto ed è un linguaggio nel quale ognuno può trovare un proprio modo di entrare in connessione. Guardatelo? Sì. E ti fa venire in mente qualcosa? Il sole. Un gioco per bambini. Io sono al parco. Vedo questi giochi, le scalette per andare su e fare la sfera. Ci vedo sempre, sempre, sempre un movimento a rotazione. Diceva il mondo, è l'uomo che protegge il mondo. Secondo noi le opere d'arte ci aiutano a esprimerci e a dire le nostre emozioni. Sono piantine grasse. Sono piantine grasse. Per me sono piantine grasse. È un prato secco. Un prato secco. Che ti sembra? Brutto. 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 Non siamo d'accordo su questo. L'accessibilità, in questo caso, i nostri progetti cercano di rendere visibili e valorizzare quelli che sono questi punti di vista differenti attraverso, per esempio, l'utilizzo di un tipo di comunicazione che non sia soltanto quella verbale, ma che per esempio valorizzi il linguaggio del corpo. Potremmo fare una lista di azioni che dovremmo comunicare con le mani senza parlare. I gesti così per comunicare qualcosa. Tutte le attività educative legate al mondo dell'accessibilità non si esauriscono all'interno delle mura di Palazzo Strozzi, ma si svolgono anche in altri luoghi della città, proprio per stringere una relazione sempre più forte con il nostro territorio. Nello sviluppo di questi progetti diviene fondamentale il confronto con altre realtà nazionali e internazionali, proprio per condividere un approccio e nuovi punti di vista. Per questo ogni 2 anni a Palazzo Strozzi organizziamo un convegno internazionale per costruire un patrimonio di conoscenze ed esperienze finalizzato a promuovere la cultura dell'accessibilità. The word accessibility for arts organizations is options. There are lots of different ways that people can navigate, communicate, and respond to. Accessibility means a warm welcome to start with. I think we should create a friendly atmosphere and a safe environment. Ricerca intesa come studio, sperimentazione certamente, ma anche valutazione. For me, art and my exhibitions are all about letting people smile. Everybody has different abilities, so in order to treat people as the individuals that they are, your programs, your tours, your staff must be flexible and adaptable. Making things accessible for other people, it's actually about thinking that we're all different and we all have particular needs.